Alien Isolation, ragazzuoli. Categoria cambiata. Ma quanto sei operatives? Chiudiamo Warzone, un attimo che si chiude fra 36 secoli. Nel frattempo, raga, parlatemi di voi, di quante volte andate in bagno. Endgame film. Ari, incubo, incubo, vai, andate a fare in culo, raga. Incubo. Abbiamo 7 tastiere. Allora, raga, la storia ce la seguiamo tutti perché molti di voi magari non l'hanno mai giocato. Io gli episodi li caricherò poi su YouTube. E adesso non parlo più perché non mi ricordo un cazzo. Il gioco è italiano comunque. Il Buonanotte rapporto in me. finale del veicolo spaziale commerciale Nostromo, No, da parte Nostromo. del terzo ufficiale. Gli altri componenti dell'equipaggio. Kane. Kane. Lambert. Artemio c'era anche Parker. nell'equipaggio. Parker, no? Così. Brett. Brett. Ash. Ash, quelli, i E il Pokémon. comandante Dallas. Sono morti. Carico e nave sono distrutti. Dovrei Mamma mia, una giungere vita alla di frontiera tra merda. 6 settimane. Se sono fortunata, la sorveglianza mi porterà in salvo. Va bene. Parla È Ripley. bello Alien, raga, molto bello. Unica superstite del Nostromo. Aspetta, com'è che si chiamava? Adesso Parla? chiudo. Non ho capito il nome della protagonista. Vabbè, la chiameremo Gianna. Da oggi è Gianna, raga, nome ufficiale. E lui è Artemio, allora, per forza. E questa è Gianna, Ripley? siamo noi. Arribili. Sono Samuels, Ah, aspettate, lavoro raga. per la compagnia. E io ho creato in teoria. Si tratta di tua madre. Crediamo di Perfetto. averla Per gli trovata, horror. comanda. Metto così, raga, molto meglio, Un vascello commerciale, la Anesidora, ha recuperato una scatola nera che proviene probabilmente dal Nostromo. Dove? eh? Nel nostro uomo. Zeta Reticuli. Cosa dice? Non si sa. L'hanno portata alla stazione Sevastopol. La Si stazione tratta di di Sebastopol. materiale riservato e la compagnia vuole farla ritirare il prima possibile. Sevastopol fa da deposito forniture nella regione. È un porto franco, Sì, ma non me gestito ne da frega un Samuels. cazzo. Bravo, dillo. Dillo, però ho un bel Tutto culo a sto organizzato. personaggio, raga, dai. C'è una nave corriera chiamata Torrens che andrà alla Quindi stazione tra probabilmente 2 giorni. Samuel vuole trombarci. Ci recheremo lì, alla. Sì. Io e un altro dirigente. E tu, se vorrai. Mi sta pigliando po' culo? Tepi, YouTube, capezzit! Bellissima, questa ci stava Senti, nel doppiaggio. Ripley, quando mi hanno affidato questo caso, ho fatto le mie ricerche. So perché stai lavorando nella regione in cui è scomparsa tua madre. Mia madre è scomparsa. La cerchi ancora, vero? Mi è stato dato il via libera per offrirti un posto sulla Torrens, se vuoi venire. No, camperare a Torrens, no, dai. Forse è ciò di cui hai bisogno. Dilla qualcosa però, Gianna. Metti ansia così. Niente, non ha detto un cazzo. Esplora la Torrens. Ok, noi siamo nudi. Per tutti i feticisti, raga, questi qua. Un primo piano per tutti i feticisti, osservate bene. Guarda che cosciazza che ho. Ma io sono nuda, giro nuda per la torre. Vestiti. No, sono una puttanella, vado nuda io. Va bene. Ci cambiamo per tutti i porcellini che volevano il personaggio nuda. Adesso. Ah, sono tutte le persone che sono qua. Io sono Ripley, poi c'è Samuel, che è quello di prima che vuole incularmi insieme a Taylor, presumo. Ma forse Taylor è una femmina. Samuel. Ah, Ripley, Samuels, Dimmi ti sei tutto. svegliato prima? Beh, non necessito di riposare quanto voi altri. Alien Isolation, Stavo Angelo. ispezionando la struttura della Torrens. È una nave ben mantenuta. Credo sia un modello molto simile a. Nostromo. Sì, classe M. Un modello più avanzato, ma con specifiche simili. Ho svolto compiti da ingegnere su navi come Non mi questa. posso Certo. abbassare. Ah, ok. Scusa, non è Tranquillo. come sembra. Non è come Non è sembra, abituata ai attenzione. lunghi viaggi. Stavo. L'ipersonno potrebbe averla turbata. Non l'ho vista. Ma che Vado a cazzo vedere. è? È visuale da cane, raga. Tipo il cane quando non capisce un cazzo si mette la testa di lato. Ok. Vado a vedere. Parla con Sam e l'obiettivo completato.
Ricorda agli spettatori e alle spettatrici di seguirti. Seguitemi su Twitch. Fatto. Bada mia, è tu quegasi. Taylor, Taylor. Ah, è continua. Taylor. Ripley, sappi che non ci vedo proprio niente di buono in questa Non giornata. essere pessimista. Scusa. Proprio come fate ad andare in ipersonno così regolarmente? Ci si abitua. Non faccio lunghi viaggi così spesso. Molti dirigenti legali non arrivano più in là del distributore di caffè. Sono sorpresa che la Weyland Yutani abbia scelto di mandarti qui. La perdita del nostro uomo e del suo carico è costata Ma va molto alla fluida la team. live, raga, L'importante è che un'informazione, scopriamo perché cosa è forse va a successo. Se scatti chiudo qua. il caso con un rapporto conclusivo sull'incidente, i miei superiori ne saranno felici. Mi dispiace, sono stata indiscreta. Ho realizzato ora che tua madre è sparita da Piazzonda. 15 anni e Mia madre è sparita da 15 Ho anni. sempre voluto Potere fare umano l'astronauta. dell'astronauta. Veramente, qua la faremo, raga, finalmente un Hai visto sogno che si Samuel? realizza. Sarà sveglio da ora, immagino. Ma già ci ho parlato con Samuel. Sì, mi state pigliando un po' culo e destra e sinistra. E poi quanto minchia fumi. Pare che ci siamo. Vai, vai, andiamo sul ponte. Vai sul ponte per avere istruzioni. Io ti seguo. Oh, ehi, la bellezza. Lei lo sa che ha delle be un bel culo, no? Gliel'hanno mai detto? Se vuoi togliere la tuta, magari controlliamo meglio. Gli metto una supposta. Che dice? Però qui socchiare la faccia non te può tagliare. Buon salve, non è come sembra. Sono un uomo dentro il corpo di una donna, va bene? Hai capito? Senza che mi guardi così, putta. Dove devo andare? Ah, devo aspettare. Spero abbiate fatto Scusami. un buon viaggio. Perdonami, Quanto mi non sei rimetto qua. motivo stato per essere di classe M, Mi rimetto capitano? qua. Era un relitto quando l'ho comprata. Ci sono voluti anni e molto lavoro per sistemarla. Sì, Ma ora ci sta ripagando bene. Ho giusto. sentito che ci stiamo avvicinando alla stazione Hai Sevastopol. sentito Stiamo male? attraccando? So che il tuo contatto è l'ufficiale Waits, giusto? Contatterò Sevastopol e organizzerò l'attracco con lui. Bene, diamoci da fare. Non preoccuparti, Taylor. È routine. Andiamo e torniamo. Connor, come andiamo? ISMG caricato e calibrato, vettore di avvicinamento individuato. Prepara le comunicazioni, mi presento. Canale aperto, capitano. Avete i Sì, ho vostri documenti con tutti i istruzioni? documenti. Osservate l'avvicinamento sui monitor. Ah, sul monitor. Ho sbagliato monitor, Taylor, scusami. Documenti sul monitor, eccolo qua, raccogli le istruzioni. Non abbiamo capito un cazzo, però vabbè. Vabbè, praticamente io devo andare su questa Riusciamo a vederla? nave. Passala sui Sebastopol, monitor. stazione Sebastopol. La stazione Sevastopol. Sebastopol. Ci sono dei danni? Sì, sembra di sì. Ma sei tutta scassata, Prendi il io non lo vedo. 74, stringi. Il bacino di carenaggio sembra distrutto. Non posso portarci la Torrens. Qui è il vascello commerciale Torrens da Sinclair, matricola MSV7760. Non ho Mettiamo capito un parola con il cazzo. controllo traffico aereo. Sono Diane Verlaine, capitano della torre. Abbiamo tre passeggeri sotto contratto della Weyland Yutani a bordo. Ci risulta che siete in possesso della scatola nera del nostromo. Chiediamo il permesso immediato di trasferire i passeggeri sulla stazione. Passo. Ah, ma ci hanno risposto però, eh. Pronto, Marshall? Marshall, qui è la Torrens, puoi ripetere? Abbiamo perso il segnale, c'è qualcosa che non va, raga. Ci sono gli alieni. Che però è inquietante, raga. Immaginate soli nello spazio in questa stazione tutta brutta. Le comunicazioni della stazione sono disturbate. Sono un Quindi inserite astronauta! una radio nella tuta di Samuels. La Torrens può rimanere in posizione per 24 ore. Ti daremo notizie prima di allora. In bocca al lupo. Sono un astronauta, raga. State pronti. Il mio contratto non prevede passeggiate nello spazio. Ah, è È fare il l'unica culo. opzione. E sarai al sicuro se farai come ti dico. Depressurizzazione. Oh, merda. Resta dietro di me, Taylor. Anche tu, Samuels. Certo. Che bella. Cazzo è successo qui? Non ci andare, vedi quello che è Sono dei traumatizzato. roditi. Stai andando bene, Taylor! Grazie.
morta. Ma sto facendo un mare di latenza, mambo. È finito Alien Isolation. È finito così, con la nostra morte. Mica, ma sono morti tutti allora praticamente. O dispersi, non si è capito. Forse sono esplosi. Io ho sempre voluto fare l'astronauta, raga. Finalmente lo sono. In questa stazione, in teoria, dovrebbe esserci piccolo alieno. Ok. Cerca aiuto. Aiutati tu che Dio ti aiuta, si dice. Tanto ci cambiamo. Dati mappa non disponibile. Vai a fare in culo. Sta crollando tutto. Vado di porca tuo padre, veramente esploso. Usa. Se mi spunta alien nel condotto, raga. Non è che mi attira questa luce rossa, però devo andarci. Ok, abbiamo, mamma mia, dei suoni. Abbiamo superato il punto di merda. Se leggo qua cosa c'è scritto? Stando attenti. Ah, porca puttana! No, il tubo è caldo, puttana! Mica, ma siamo vivi per miracolo, cioè, raga. Viva per miracolo. Attenzione, ho trovato un cazzo. Ha un razzo. Cazza, prendi la mira. Ah, lo posso lanciare volendo. Ah, va bene, va bene. Ricerca, pezzi di metallo, miscela. Oh, ma buttalo sta minchiata. Sale, sale. Sale che cade di nuovo ora. Minchia, se cade di nuovo è veramente zoccola. Attenzione, abbiamo trovato comparatoco con... Non c'è un cazzo, hai capito che c'è un alieno di merda che ha il pene di 45 cm e tu sei una donna, casualmente donna, eh? Capito come andrà a finire, vero? Ma qua intanto posso salvare, questo cos'è? Devo farlo più volte. Attiva, attiva tutto, scassalo. Ok. Cos'è? Funziona un cazzo. Vediamo, vediamo cosa c'è qua. Puh, personale, un audio. Togliete la corrente. Harris, Turner, tornate subito qui. Abbiamo una traccia da... Ripristina la corrente. Isolate il terminal, togliete la corrente e non dimenticate... A loro hanno tolto la corrente e noi la ripristiniamo. Ma loro perché l'hanno tolta? Magari c'era un motivo e noi rompiamo i coglioni e la ripristiniamo. Ah, Austin, chi sarà? Beh, non pensavo che era così realistico. Mamma mia, ma c'è Godzilla sopra sta nave, raga, non è alien. Attenzione. Ah, questa è la mia nave. Sì, ma non è inutile che urli. Contatta la Torrens. Come cazzo la contatta? No. No. Minchia, devo andare. C'è qualcuno, raga, c'è qualcuno qua. Minchia di bordello, ragazzi, sono gli audio del... L'audio del gioco che è altissimo. Devo attivare un altro coso.
Attiva tutto. Attiva, cazzo. Ah, ma non c'è più. Aspetta, non so cosa minchia abbiamo attivato. Cos'è sto coso? C'è qualcosa. Attenzione. Dalla folla furiosa. È partito un colpo di arma da fuoco, si è scatenato il panico. E ora Wills e ciò che resta dei suoi uomini ci stanno cacciando dal terminal. Siamo soli. Usa. Ma veramente doveva spostare il coso. Aversi a cavanare. Oh, tuo padre! Madonna mia, suo padre, veramente! Era un uomo di merda, era. Artemio? Forse c'è Artemio che... Oh, ma come minchia se lo allungo il collo così? Guarda dove sono i piedi, dove è la mia testa, raga. Ma che minchia è? Una cosa è sicura, raga. Se Alien è Alien, quello è Artemio, scusa. Alien non può essere Artemio, perché è Alien. Questi sembrano dei cadaveri. Vai di qua. Abbiamo paura di niente, noi. È un porno! No, no, no. Comunque adesso che la corrente è ripristinata dovremmo andare. Esplosa la televisione sopra i cadaveri, tra l'altro. Più avanti deve esserci l'uscita. Rompere i coglioni, passa dal portello. Ok, si è aperta, quindi è da qui. The Crazy Dog, buonasera, cos'è? Alien Isolation, però lo stiamo iniziando, sono ancora alle fasi iniziali, Tieni premuto per nasconderti. No, io le odio sta cosa. Di quello stronzo ubriacone. Stavolta ha quasi distrutto il portello con un piede di porco. Minchia! Ha immaginato di essere al sicuro qui e di chiudersi dentro. Fanculo. Dov'è che mi serve a me il piede di porco? Per occupare di un alcolizzato. E comunque l'ho rinchiuso nella sala delle prove. Quel coglione smaltirà la sbronza lì. E questa è la sala delle prove? Cazzo. Minchia! Usa. Però stiamo salendo, vabbè, forse magari ora scendo. Col piede di porco, raga, facciamo tante cose. Ci difendiamo. Non mi ricordo se si poteva usare per arma il piede di porco. Eccoci qua. Riproduci. Penso sia il suo audio, soldato morto. Madonna mia, mi sembra che si era svegliato. Onesto. Credo che serva più a me che a te. Mi chiamo Zachary Watson. Si scrive... Hai il piede di porco. LT ed RT. Sinistra. Minchia, ci vuole un po' troppo per aprire la porta, ragazzi. Secondo me ci incula. Vabbè, le hanno chiusi là dentro, non si sa per... Sono morto, è finito. Stai fermo. È Artemio quello che correva, vediamo. Io lo riconosco subito, Artemio. Di solito ha barba un po' così. No, è pelato. È pelato, aspetta. Artemio mi pare che era pelato. Ma questa qua è pelatissima, ragazzi. Mi chiamo Ripley. Da dove arrivi, Ripley? Da fuori, da una nave. Non ci sono navi. Ora sì. Topa è nave. Beh, buone notizie. Perché qui non ce la passiamo bene. Ma vero? C'è stata un'esplosione. Ha fatto tremare tutto. Lo so. Malocchezza. Quello è l'ultimo dei nostri problemi. Ah sì? Ma sì. C'è qualcosa su questa stazione. Non ci crederesti mai. Di che parli? Sarà un cucciolo di cane. Capisci? Un gattino. Ok. Secondo voi che cosa c'è nella stazione? Artemio. Axel. Madonna, mi sembra che lo diceva, Axel. Stavo salendo a bordo con due colleghi. Ma è tipo un detenuto, raga. C'ha tipo qualcosa. L'esplosione ci ha separati. Mi aiuti a trovarli? Perché? Perché sembri conoscere il posto. Sì, ma perché? Che ci guadagno? Oh, vai a fare in culo, te la do, va bene. E perché dovrei fidarmi di te? Perché sono una donna. Devo trovare l'area comunicazione. Devo contattare la mia nave. Te
Te la do, dai. Oggi sei fortunata. Potere della fede.